Prosegue con entusiasmo lo Spring Music International Festival che ha portato a Cremona tanti giovani musicisti da tutta Italia e dall'estero per un calendario ricco di concerti e esibizioni. Sabato e domenica in cortile Federico II è stato il turno dei giovani studenti delle scuole cremonesi a indirizzo musicale. Fino alla sera si sono alternate le esibizioni dei giovani musicisti che hanno animato la piazza emozionatissimi davanti a un folto pubblico. Abbiamo avuto tantissime adesioni sia a livello nazionale che dall'estero. Ha aperto il festival un coro proveniente dall'America e in questi giorni abbiamo ospitato appunto al Teatro Ponchielli un'orchestra giovanile di Celje e dalla Slovenia, ma abbiamo avuto anche tante partecipazioni e stiamo avendo ancora tante partecipazioni da orchestre provenienti da tutta Italia. Da più di 1.700 sono i ragazzi coinvolti. Dobbiamo ringraziare per questo ovviamente il Comune di Cremona che ci ha dato la possibilità di poterlo organizzare in presenza, la Camera di Commercio del Comune sempre di Cremona e Regione Lombardia. Partecipano ovviamente a questo festival tutte le maggiori istituzioni musicali, Teatro Ponchielli, il Museo del Violino e tutte le SMIM. In questi giorni abbiamo ascoltato tantissimi ragazzi presso sale e teatri della nostra città. E devo dire che negli ultimi 2 giorni abbiamo ascoltato invece i ragazzi della rete musicale Piazza Stradivari. Anche in questo momento che stiamo parlando, qui in cortile Federico II c'è la scuola indirizzo musicale di Vescovato, e per cui andiamo avanti ininterrottamente fino al 12 di giugno. Chiuderemo con un concerto al Teatro Manenti, all'Auditorium Manenti di Crema. Ieri appunto è stata la volta della scuola Media Vita, un grande successo di pubblico e di emozioni. Insomma.